Fin dal 2020, sull'International Journal of Endocrinology è stato definito che la presenza di sorbitolo o di altri dolcificanti all'interno delle preparazioni a base di inositolo, che è un prodotto che voi sapete utilizziamo e consigliamo in numerose situazioni, in realtà impedisce o riduce nettamente l'assorbimento dell'inositolo stesso. Soprattutto questo a livello gastrico, digestivo. Ed è sorprendente scoprire che la maggior parte dei trattamenti a base di inositolo in simpaticissime bustine, siccome devono andare incontro alla percezione, come dire, sensoriale delle persone, in realtà hanno affiancato inositolo, che viene usato ad esempio per la policistosi ovarica, e sorbitolo, che ne impedisce o ne rallenta l'assorbimento. Quindi l'efficacia del mio inositolo viene ridotto. Allora, i polioli dolcificanti sono presentissimi purtroppo nella maggior parte. In più, i polioli incrementano il metiliossale, che crea un maggiore rischio di policistosi ovarica, per cui è un circolo vizioso che si autoalimenta. E quindi questo è sorprendente e dobbiamo sempre fare una riflessione ampia sull'uso dei polioli e dei dolcificanti artificiali, come in parte ci sta spiegando anche l'OMS. E quindi sicuramente non è un tempo felice per i dolcificanti, anzi, addirittura proprio in queste settimane in cui stiamo registrando questa pillola, anche l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, si è finalmente espressa in modo specifico sui dolcificanti. Devo dire che Eurosalus, il nostro gruppo di ricerca, ha espresso con chiarezza questo dato fin dal 2013 su Eurosalus. Se cercate, il titolo dell'articolo di riferimento è "Dolcificanti fanno ingrassare, non dimagrire". E questo lo dicevamo in tempi non sospetti, quindi parliamo di 10 anni fa. Proprio sempre in questi giorni sia Repubblica sia il Corriere sono usciti in contemporanea con un titolo praticamente identico: "I dolcificanti artificiali non servono per dimagrire", citando esattamente le parole dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. È ovvio che di fronte a questo dato una riflessione sensata deve essere fatta. L'OMS fondamentalmente ci dice, rispetto ai dolcificanti artificiali, che non conferiscono alcun beneficio a lungo termine nella riduzione del grasso corporeo. Lo dicevamo già da tempo, adesso lo dice anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Significa che soprattutto, e questo vale sia negli adulti e nei bambini, e rischiano di creare una attivazione di ricerca continua del gusto dolce, perché di fatto agiscono negativamente sulla microflora intestinale. Nel momento in cui io utilizzo un dolcificante, vado a creare un'alterazione della microbioma intestinale in termini pro-ingrassamento. E quindi è un non senso. Non solo, viene ridotta la tolleranza agli zuccheri, che sono i primi fattori di rischio poi per lo sviluppo di diabete di tipo 2. Per cui si parla in questa revisione dell'OMS, ha posto l'attenzione anche sui possibili effetti indesiderati con l'uso a lungo termine, che non sono solo quelli dell'aumento di rischio di diabete di tipo 2, ma anche, come pubblicato su Nature Medicine nel febbraio del 2023, quello delle malattie cardiovascolari. Quindi non ci sono giustificazioni. Noi siamo dell'idea che sia meglio lo zucchero bianco nella torta della nonna Pina quelle 2 volte alla settimana, piuttosto che rimpinzarsi di situazioni inutili nel corso della settimana. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo misurare, capire qual è il nostro livello di glicazione, imparare a gestire il rapporto con dolce, con godimento, con piacere, nei momenti in cui ci è consentito, che possono essere tanti se mettiamo in moto attività fisica e attenzione complessiva all'infiammazione alimentare.